Salve a tutti, fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Andiamo a vedere dal titolo di questo notiziario quello che è successo dei terremoti e un'alluvione, terremoti che stanno colpendo in varie parti del mondo e anche qui in Italia, adesso andremo a vedere, e più un'alluvione che sta prendendo forza in Spagna, in modo particolare in Andalusia. Iniziamo con i terremoti. Iniziamo con i terremoti. Giappone, eccolo qua, primo terremoto, eccolo qua, scossa di magnitudo 5 a Hiroshima. Ecco qua i dettagli, scossa di terremoto alle 9:19 di questa mattina, scossa di terremoto magnitudo 5. Quindi, come vedete, in Giappone. Altra scossa di terremoto in Giappone, sempre questamani, e chiaramente, come andremo a vedere, eccolo qui. Scossa di magnitudo 5 a Nago. Ci sono state due scosse. Una è questa di magnitudo 5, come avete ben visto, e l'altra è di 5.4 che adesso andiamo a raccogliere, come suol dire, andare a vedere. Eccola qui, grazie a 3B Meteo. Eccola qui, scossa di magnitudo 5.4 a Nago, sempre alle 9:19, l'altra alle 9:28. Quindi due scosse di magnitudo 1, 5. Punto 4, questa è la prima, l'altra è 5.0. Altra scossa di magnitudo abbastanza forte anche in Costa Rica, quindi Centro America, terremoto Costa Rica, scossa di magnitudo 5.1 a Liberia, eccolo qui, alle 15:30, eccola qui, come vedete, e di nuovo altra scossa di terremoto molto potente, quindi stiamo in media di 5 gradi. In Italia, andiamo a vedere, questa mattina avevamo detto che le scosse di terremoto c'erano state abbastanza forte nel sud, ad Avellino e all'Aquila. Ecco, nel pomeriggio di oggi, cari fratelli e sorelle, ecco, c'è stata una scossa di terremoto alle 18:38, sempre ad Avellino, 3.1, e alle 17:18 Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, di 2.8. Quindi vedete, la terra sta tremando un po', come dicevamo sempre, un po' dappertutto. Per quanto riguarda le alluvioni, eccolo qua, cronaca meteo, piogge, alluvionò l'Ispagna, colpita soprattutto l'Andalusia. Ecco, come vedete, qualcuno, questa è già la foto, come vedete, eccola qui a Malaga. Ecco, adesso andiamo a vedere in modo particolare quello che è accaduto, se riusciamo a farvelo vedere. Ecco, questo. Questa a Malaga, in Andalusia. Ecco, quindi avete visto che situazione si trova. Diciamo, un tempo veramente assurdo. Questo è un'altra zona, come vedete, e quindi e chiaramente era un'altra zona, chiaramente di Malaga e dell'Andalusia. Quindi ecco, vedete, terremoti da una parte, alluvione dall'altra, bisogna pregare molto, cari fratelli e sorelle, perché la situazione, ahimè, è questa. Quindi preghiamo molto, affidiamoci a Gesù e a Maria e andiamo avanti, mettiamole tutte nelle preghiere del Cenacolo delle Ore 21. Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo. Ave Maria.